Tutti, io sono andato, benvenuti nel mio canale. Ieri è cominciato la prima giornata del campionato di Serie A e soprattutto è cominciato il professionismo nel calcio femminile ed era ora. Finalmente i nostri ragazzi sono professionisti, avranno tutti i diritti come i calciatori uomini e le società avranno i diritti pure di trattare le giocatrici. Non è detto più che una società straniera viene in Italia e prende le migliori giocatrici e le porta all'estero senza che le nostre società possano dire qualcosa, perché finalmente col professionismo le nostre ragazze sono professioniste, avranno diritti e doveri ed era ora, ed era ora. Poi un altro punto è il nuovo format del campionato. Sono diminuite le squadre, 10 squadre. Tutte le squadre si affronteranno più di una volta. Finalmente il campionato sarà più equilibrato e vedremo partite più tirate, non partite che finiscono 5-6-0. Finalmente la Juve affronterà Milan, Inter, Roma e così via più di una volta. Ieri ha cominciato la Juventus è la grande favorita alla vittoria del campionato per il passato, dopo 5 scudetti consecutivi, però secondo me Roma, Inter e Milan sono pure rinforzate. La Fiorentina viene da un campionato non tanto bello scorso anno, però quest'anno ha preso belle giocatrici, brave giocatrici, molto dutre per il nuovo mister della Fiorentina. Dopo un altro punto qual è? Che noi tifiamo il calcio femminile, perché deve aumentare di prestigio, dobbiamo arrivare ai livelli dei campionati esteri, dobbiamo arrivare siamo partiti più tardi degli altri campionati, ma arriveremo. Ma andiamo alla partita di ieri sera. Como-Juve è finita 6-0, una partita dominata della Juve dal primo all'ultimo minuto. E chi poteva non segnare il primo gol nel professionismo? La nostra bomber, la Girelli, grazie a un calcio di rigore, fallo subito dalla Caruso, ma la Caruso è il faro del nostro centrocampo, è il perno, è cresciuta in questi 5 anni con la Juve, è cresciuta, è diventata ormai il perno della Juve. Secondo gol, sempre della Girelli, grazie a un cross della Bofantini, il portiere del Como la devia e dopo Girelli anticipa tutte e segna. Terzo gol, cross della Wiedersehen e Girelli anticipa le avversarie e segna il 3-0. Finisce il primo tempo con un risultato di 3-0. Secondo tempo, le giocatrici sia della Juve del Como sono scese un po', sia fisicamente che atleticamente, ma è logico così perché siamo a fine estate, il caldo, gli allenamenti per la preparazione. Che è stata fatta una preparazione a lungo termine e dopo il ritmo è calato. L'Evenza ha segnato il quarto gol con la Bofantini e al debutto dell'olandese Bilestein con una doppietta. Il primo gol è un capolavoro sempre della Caruso. Prende la palla a centrocampo, arriva nell'area con la coda dell'occhio, vede l'olandese, la passa e l'olandese segna il 5-0. Il 6-0, una mischia in aria, il pallone non lo toglie nessuno da lì. Il Bidestein anticipa tutto e segna il 6-0. Scusate il nome della giocatrice olandese, però col tempo mi imparerò tutti i nomi delle giocatrici, come ho imparato nel passato, perché noi dobbiamo tifare sia la Juve femminile, la Juve maschile, la Juve No Generation, la prima, perché il mondo Juve è un mondo bello, sempre solo forza Juve. Ancora sono contento del professionismo, finalmente le ragazze potranno avere dei contratti, delle cose come si deve. Era ora, ed era ora, questo sono contento a dirlo. Ringrazio la Federcalcio che è riuscita ad arrivare anche in ritardo, perché è una cosa che è arrivata in ritardo, però l'ha portato. Ora col professionismo ci possono essere solo miglioramenti, le migliori squadre, le giocatrici estere possono venire pure in Italia, perché con un professionismo, con dei diritti che alle giocatrici vengono date, anche le giocatrici estere sono ambite a venire in Italia. Come la Juventus ha portato tante giocatrici forti, straniere, come il Milan, come l'Inter, però quello che dobbiamo curare anche le giocatrici italiane, perché se il calcio femminile è arrivato a questo livello, e soprattutto per le giocatrici italiane che col tempo, con le loro forze, senza avere nessun tipo di diritti, perché non, erano dilettanti, non erano professionisti, hanno portato un livello, un calcio femminile, che alla fine la FIGC è stata, secondo me, non costretta, però è stata tirata dalla giacchetta a portare il professionismo. Ed era ora. La Juventus ha dominato, la Juventus ha continuato a macinare il gioco. La Juventus è sempre la Juve, femminile e maschile è sempre la Juve. Noi siamo il mondo Juve, sempre solo forza Juve e sempre forza ragazze. Ora, per
pensiamo alla seconda giornata di campionato, e la seconda giornata di campionato avremo lo scontro, un top scontro contro l'Inter in casa. E ve l'ho detto, ormai gli scontri sono questi: Milan, Juve, la sconfitta può essere dietro l'angolo, come la vittoria. Ma la Juve deve stare concentrata, deve stare concentrata. Il 1° settembre ci saranno i sorteggi per il playoff di Champions. Ormai ci siamo in palla e balliamo. Forza ragazzi, forza, forza, sempre forza Juve, sempre forza Juve, sempre forza Juve. Portiamo quest'altro scudetto a casa e soprattutto camminiamo, andiamo avanti in Europa, che lo scorso anno eravamo lì, abbiamo battuto pure le campionesse d'Europa. Poi ci hanno eliminato, perché il Lione è nettamente più forte di noi. Ma finalmente col professionismo pure la Juve può prendere i migliori giocatrici. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace, andate nel mio canale, iscrivetevi al mio canale, andate sulla campanellina per essere aggiornati per ogni video, per ogni cosa sul mondo Juve. Questa è la De Guan TV. Io sono Davide, grazie di aver visto il mio video e alla prossima. Ciao!